Scatta il bacio tra Daniele ed Edoardo all'interno della casa del GF VIP. In queste ultime ore, al centro dell'attenzione social sono finiti i due geffini protagonisti di questa settima edizione che, settimana dopo settimana, sta facendo breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5. Un bacio a stampo quello tra l'ex tronista di Uomini e Donne e il volto fisso della trasmissione Forum che non è passato inosservato ai numerosi spettatori social, anche se in tanti sostengono che la loro sia solo una mossa per stare al centro dell'attenzione mediatica e delle dinamiche di questa edizione. Nel dettaglio, l'appuntamento con il GF VIP 7 continua a riservare grandi colpi di scena e le dinamiche tra i vari concorrenti sono sempre al centro dell'attenzione. In queste ultime ore, protagonisti della scena social sono stati Daniele ed Edoardo, i due ragazzi in queste prime settimane di permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia hanno stretto un buon legame di amicizia e confidenzialità. Il colpo di scena è arrivato nelle ultime ore, quando trovandosi in giardino, i due ragazzi si sono scambiati un bacio. Tra Daniele ed Edoardo è scattato un bacio a stampo sotto l'occhio vigile delle telecamere. Facciamo una ship, vieni qua dai, ha esclamato l'ex tronista di Uomini e Donne prima di cimentarsi in questo bacio a stampo con il volto della trasmissione Forum condotto da Barbara Palombelli. Peccato, però, che non tutti i fan social abbiano preso bene il gesto dei due geffini. Molti dei quali li hanno accusati di essere interessati in primis alla visibilità. Ma non è che sotto sotto questi due si piacciono veramente? Mi sta venendo il dubbio. Ha commentato uno spettatore social del GF VIP. Non sanno proprio cosa fare per andare avanti nel gioco, ha scritto un altro utente che non crede nella buona fede di Edoardo e Marco. Intanto, sempre nel corso delle ultime ore, al centro delle dinamiche del Grande Fratello VIP 7 vi è anche Marco Bellavia, che si è ritrovato a confidare ai suoi compagni di avventura di essere alle prese con un momento difficile dal punto di vista personale. Marco ha parlato della sua depressione all'interno della casa di Cinecittà ma non ha trovato il sostegno dei suoi compagni di gioco, molti dei quali gli hanno voltato le spalle, rifiutandosi perfino di ascoltarlo. Un modo di fare che ha scatenato accese polemiche sul web e sui social, dove gli utenti si sono scagliati contro la poca umanità e sensibilità dimostrata dai vari geffini nei confronti di Marco.